Buonasera a tutti, signor Presidente, signora Laura, signor Vice Ministro. Con un po' di emozione vi do il benvenuto in ambasciata, vi do il benvenuto alla Sala Nervi, dove abbiamo raccolto un certo numero di persone della collettività italiana che sono da quel lato lì, glielo dico per tra la collettività italiana di Brasilia, e dall'altro lato c'è tutto il personale dell'ambasciata, che naturalmente tutti felici ed orgogliosi di sentire le sue parole, e quindi senza farle perdere troppo tempo le chiederei di dire un indirizzo di saluto alla collettività italiana di Brasilia e al personale dell'ambasciata. La ringrazio, ambasciatore, è per me un gran piacere incontrarvi e potervi salutare insieme a mia figlia, vice ministro degli esteri, per questa particolare modalità, insieme ai rappresentanti della nostra collettività che vive qui e dell'ambasciata, delle varie articolazioni della presenza ufficiale diplomatica della Repubblica. Sono le due forme di presenza dell'Italia, quella istituzionale intorno all'ambasciatore, con l'attività diplomatica, consolare, quella collegata di carattere militare, culturale, in tante modalità, economica, commerciale, e quella di chi vive qui, che porta con sé l'immagine dell'Italia. Ed è un piacere salutarvi quindi e ringraziarvi. Questa mia visita, che è cominciata questa mattina, ieri sera, con l'arrivo, e continuerà in altri luoghi di questo grande paese, tra Rio, San Paolo, Salvador e domattina soprattutto Porto Alegre, è un colmo, un ritardo, un intervallo molto lungo di 24 anni, ma vuol sottolineare l'amicizia che lega Brasile e Italia, la grande collaborazione che vi è sotto ogni profilo, con questo legame umano particolarmente ampio, dato da due filoni: i brasiliani di ascendenza italiana e gli italiani che vivono qui, e accanto a loro con le forme di collaborazione che si sviluppano sul piano economico, commerciale, su quello culturale, su quello sociale. Vi sono forme di collaborazione crescenti che vorremmo fossero ulteriormente ampie, e per questo stiamo lavorando con molta intensità. Il rapporto che lega Brasile e Italia è un rapporto di grande amicizia, per tutte le ragioni che ho ricordato, ma anche per la consonanza di valori cui di ispirazione. E questa mattina con il Presidente Lula abbiamo affrontato le varie forme di collaborazione, i vari problemi che si presentano in questa fase complicata della vita internazionale, ma in cui i nostri paesi sono affiancati, sono accomunati da volere contribuire alla pace, alla collaborazione internazionale, e in questo ambito alla collaborazione bilaterale. E questo, lo strumento di questa collaborazione è dato e affidato alla rappresentanza diplomatica, consolare, alle forme ufficiali, ma anche a coloro che vivono qui, come i brasiliani che vivono in Italia, che sono la testimonianza dell'avanguardia dell'amicizia. Per questo vi ringrazio, è un piacere incontrarvi e farvi gli auguri per quanto fate e per la vostra attività. Grazie e auguri. Grazie.
piacere, sono Lati, come palermitano. Piacere. Piacere, ci siamo già visti. Il nostro console qui. Grazie di essere un piacere. Qua c'è il settore culturale. Onore, benvenuto in Brasile. Grazie, è un grande onore. Colonnello Cifrato, signor Presidente, ha detto con la difesa. Ci accompagnerà tutti. Il ministro consigliere Ciappaglia e le vere colonne che sono la mia segreteria. È un onore, Presidente. Simona Forcella. Gli occhi istigli. E loro sono. Già piacere.